La Befana arriverà. Dopo 2 anni di restrizioni, è tornata la becchina più amata dai bambini dopo le feste natalizie, la Befana. Sin dalle 10 di mattina, tante le animazioni per i più piccoli, accolti con una cioccolata calda offerta dal bar dell'aeroporto, e a seguire sguardi rivolti in su per ammirare i paracadutisti e le esibizioni delle pattuglie del Fly Fano Team e dello Yak Italia. Al termine degli spettacoli eseguiti in cielo, l'anziana signora, anzi le Befane, sono atterrate al campo d'aviazione e per la gioia dei bambini che attendevano sul piazzale sono stati distribuiti carichi di dolcezze e prelibatezze a tutti. Tanta gente come ci aspettavamo, quindi vuol dire che le cose vanno bene, funzionano e la gente ha piacere di farle. Un giorno all'anno per questi bimbi va bene. Quindi abbiamo ripristinato questa tradizione per i bambini e la Befana che scende dal cielo. Il Laro Club si è sempre prodigato per organizzare queste manifestazioni a beneficio non solo dei bambini ma spesso anche dei disabili e delle persone che sono meno fortunate. Quindi abbiamo piacere di organizzare queste cose grazie anche all'aiuto e alla collaborazione della Pro Loco, della Eagles, della Carnevalesca e insomma un po' di gente che ci aiuta, e l'Aero Club si è sempre fatto promotore per tenere vivo questo aeroporto che avrebbe del potenziale molto più alto, ma la situazione non ci permette di fare di più. Nel pomeriggio invece la piazza è tornata a rivivere un clima di normalità, diventando la protagonista della tradizionale festa organizzata dalla Pro Loco di Fano, con la coordinazione dell'assessorato agli eventi del comune. Dopo un Natale dove veramente tante, tra associazioni, enti, istituzioni, hanno lavorato per rendere questa città viva, per rappresentare a pieno quelle che sono le nostre peculiarità, ed è stato veramente bello e importante anche per l'economia della nostra città. Insomma, veramente un bel momento e siamo ritornati di questo, siamo veramente felici. E io non posso che ringraziare tutti quelli che si sono spesi, a partire da Pro Loco che sta organizzando questo giorno, a tutte le altre associazioni per quello che hanno fatto in questo Natale. Solo una stella brillerà. Spettacoli di magia, laboratori del Baby Party Topolino, antichi giochi di legno e animazioni hanno fatto divertire e intrattenere tutti coloro che sono stati buoni nel corso dell'anno e che la Befana, che numerosi bambini aspettavano impazienti, ha reso felici con la donazione di 1200 calze di dolciumi offerte dalla Pro Loco insieme a diverse associazioni che collaborano all'iniziativa. Devo dire la verità, c'è stata molta partecipazione da parte del pubblico, moltissima gente in piazza, moltissimi bambini, che è la cosa che ci rende più felici in assoluto, quindi non possiamo che essere contenti di quello che abbiamo fatto. Speriamo chiaramente di riproporci meglio anche per il prossimo anno, però intanto godiamoci il risultato che abbiamo ottenuto fino adesso, che sicuramente è più che positivo. La bufera vincerà! Una giornata emozionante che ha segnato la chiusura del Natale più e l'inizio del periodo carnevalesco, con il passaggio di testimone avvenuto sul palco tra la Befana e la maschera per eccellenza del carnevale, il Voulon. E allora avanti, Bacassoni coi carri.